Ciao a tutti e benvenuti in Space, qui dalla costa del nord della Norvegia. Ci troviamo al centro spaziale di Andøya per incontrare gli scienziati che lavorano su un nuovo satellite chiamato Eolus, che per la prima volta sta misurando i venti su tutto il nostro pianeta. In questo momento stanno lavorando per calibrare e convalidare tutte le misurazioni che stanno ottenendo dallo spazio. Con il rombo di un razzo Vega inizia una missione per certi versi rivoluzionaria. Alla fine di agosto di quest'anno il satellite Eolus, tanto atteso, è partito per lo spazio, volando veloce e basso, a soli 320 km sopra le nostre teste. Eolus sta girando intorno alla Terra proprio adesso mentre stiamo parlando. Si sta spostando dal polo nord al polo sud e viceversa, in qualcosa chiamato orbita polare. E mentre si muove attorno alla Terra in questo modo, la Terra sta ruotando al di sotto del satellite e questo fa sì che Eolus effettui misurazioni in tutto il mondo ben 16 volte al giorno. Eolus utilizza un sistema laser chiamato LIDAR per misurare la velocità del vento e la direzione del vento lungo tutta la sua orbita. Nessuna missione spaziale lo ha mai fatto prima. Tuttavia nessun progetto può operare in totale isolamento e infatti qui in Norvegia c'è un intero team scientifico che sta per entrare in azione. L'Andøya Space Center è un osservatorio atmosferico multistrumentale, 300 km all'interno del circolo polare artico. I dati raccolti qui giocheranno poi un ruolo chiave nel calibrare e regolare le misurazioni del vento proveniente dallo spazio. È un posto unico. Se guardate la nostra posizione, il nostro osservatorio a 69 gradi nord non ha rivali. Non ci sono altri osservatori in grado di effettuare misurazioni con Eolus. Quindi questa è l'unica stazione che effettua misurazioni di LIDAR sulla velocità e la direzione del vento a questa latitudine nell'emisfero nord. Questi due telescopi del Leibniz Institute of Atmospheric Physics funzionano in modo simile al satellite Eolus, usando i laser per osservare il vento. Ciò significa che Anne-Grete Stroime, scienziata del progetto ESA, può fare affidamento sui due telescopi e sulle misurazioni di altre stazioni di Terra per il confronto dei dati durante la missione di Eolus. È molto importante capire e verificare che le misurazioni satellitari che facciamo siano corrette per tutti i tipi di condizioni meteorologiche, che siano tempeste in arrivo o condizioni meteorologiche buone. Dobbiamo fare il confronto con queste misurazioni del terreno per tutti i tipi di condizioni meteorologiche ed è per questo che è importante non misurare una volta sola e confrontare, ma bisogna davvero continuare a misurare nel tempo. Altri tipi di dati sono usati anche per misurare l'accuratezza degli strumenti di Eolus, compresa la lettura dei palloni meteorologici. Qui il team degli scienziati lancia i palloni due volte al giorno. Raccolgono misure locali precise sulla velocità del vento, della temperatura e dell'umidità. Questi parametri sono la linea di base di qualsiasi previsione meteorologica. Con i palloni otteniamo misurazioni dal vivo del vento, che è molto importante per regolare e confrontare le misurazioni dal satellite. Quindi possiamo sapere che stiamo misurando approssimativamente la stessa area. Ovviamente il palloncino andrà alla deriva con il vento, ma sapremo che abbiamo la stessa copertura generale e possiamo confrontarla con le misurazioni del satellite e del pallone. Eolus non lavora da solo. Altri satelliti meteorologici studiano la temperatura e l'umidità. E lo fanno da decenni. Tuttavia non esiste un sistema globale per misurare i venti attorno al nostro pianeta. Possiamo stimare il vento proveniente dalle nuvole della superficie del mare, ma non l'aria che si muove nell'atmosfera. Il vento è il pezzo mancante del puzzle meteorologico, come spiega Lars Isaksen, del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche. Alcuni dei più grandi errori di previsione che abbiamo avuto negli ultimi 5 anni sono stati collegati alla nostra mancanza di comprensione dei venti provenienti dai tropici. Non si hanno informazioni sul vento, sugli oceani, sul Pacifico meridionale. Anche per l'Atlantico si hanno pochissime informazioni sul vento. Tutti i nuovi dati di Eolus passeranno attraverso il Centro Europeo per le Previsioni Meteo per essere elaborati e corretti rispetto ad altri dati prima di essere trasmessi ai meteorologi. Tuttavia, questa missione dell'ESA è un test e deve ancora dimostrare tutta la sua potenzialità. Nobody knows if it will work yet, so
Nessuno sa se funzioni, lo inseriremo nel nostro modello di previsione meteorologica numerica per migliorare la nostra comprensione dello stato iniziale, per fare la nostra previsione del tempo. Tutto dipende da come è il tempo oggi e poi si integra un complesso modello matematico in avanti nel tempo e dà le previsioni del tempo per i giorni a venire. Eolus può misurare la velocità e la direzione del vento dalla superficie terrestre fino a 30 km di altezza. Finora il suo delicato strumento laser sembra funzionare alla perfezione. Solo poche settimane dopo aver lanciato lo strumento nello spazio e aver iniziato a controllare il satellite, stiamo già iniziando a ottenere dati interessanti che ci fanno pensare agli ottimi dati finali che otterremo. È davvero emozionante. In prospettiva, dopo aver raccolto anni e anni di dati, gli scienziati sperano di poter utilizzare Eolus per analizzare le tendenze a lungo termine e creare modelli climatici. In un clima mutevole come abbiamo ora, la differenza di temperatura tra l'equatore e i poli si sta effettivamente riducendo e con ciò cambia il modo in cui il vento scorre nell'atmosfera per trasportare l'energia. Comprendendo questo in modo più preciso, saremo in grado di ottenere dettagli più puntuali su come cambieranno le condizioni climatiche anche nel futuro. Se la missione continuerà positivamente, potrebbero essere lanciate ulteriori missioni di Eolus per studiare e realizzare previsioni del tempo sempre più precise a prova di errore. E ora siamo alla parte della rubrica Space in cui raccogliamo le vostre domande sull'universo e le sottoponiamo agli esperti usando l'hashtag AskSpace. Oggi siamo in collegamento video con il professor Erkland Schiljen, uno dei maggiori esperti climatici, direttore del Centro per la ricerca sul clima di Singapore. Professor Schiljen, abbiamo una domanda da parte di Hans Decker. Ma il pianeta si sta surriscaldando come l'inferno? Beh, è una domanda interessante. Sappiamo che quest'anno molte regioni dell'emisfero settentrionale hanno avuto un'estate molto calda, ma a livello globale sappiamo anche che negli ultimi 20 anni 18 di questi sono stati più caldi mai registrati. Sappiamo che l'aumento delle temperature globali che abbiamo visto nel corso del secolo scorso in realtà sono direttamente collegate alle attività umane e la combustione delle energie fossili da parte dell'uomo che aumenta i livelli di anidride carbonica nell'atmosfera e aumenta la temperatura globale. È molto probabile che continui nel futuro. Più anidride carbonica abbiamo nell'atmosfera, più farà caldo. Ah beh, io sono qui nel nord della Norvegia. Quest'anno hanno avuto temperature estive ben oltre i 30 gradi durante il giorno e 20 nella notte. Potrebbe diventare più caldo di così? Le simulazioni climatiche che abbiamo fatto hanno dimostrato che può fare anche più caldo, anche nei paesi nordici potremmo avere un clima vicino a quello dell'Europa centrale. Tra 50 o 100 anni Stoccolma potrebbe avere lo stesso clima di Parigi. Aumenta il rischio di estate più calde, ma esattamente quanto aumenterà la temperatura è ancora molto difficile da prevedere. Professor Schiljen, grazie mille per aver risposto ad AskSpace. Fate le vostre domande usando l'hashtag AskSpace e noi vi risponderemo. Altre notizie spaziali su euronews.com.